Rendono onore a Nevia Rasa, grande artista e grande amica del presidente Roberto Bevilacqua e di Moira Facciolo. Stiamo parlando di una persona di una sensibilità notevolissima. Lo ha dimostrato e continua a dimostrarlo anche per l'attenzione che rivolge alle persone scomparse, alle persone in sofferenza. Continua quello che è la scia dell'operatività professionale e artistica di Altedo Guizzaro, suo marito. Le criticità, oltre alla sensibilità di Nevia Rasa, hanno fatto definire la sua opera addirittura folle. Siamo ancora tutti ammaliati da quello che è l'incanto dell'appuntamento a lei dedicato proprio con il titolo La follia artistica di Nevia Rasa, presentato a Rovigo qualche giorno fa. Ma questo non era altro che la sintesi di quello che già era stato fatto in tanti interventi, prima con Altedo Guizzaro, poi da sola, poi con musicisti come me, come artisti, lavorando in ambito poetico, lavorando in ambito artistico, lavorando sul vetro, lavorando. Este, città che ama perché è molto legata a me e alla Moira, e perché ha contribuito, così come tanti degli artisti che sono stati presentati in questa collana dedicata agli artisti ad Este, in tutte quelle che sono le produzioni poetiche, letterarie, che vengono curate dall'artificio. Nevia Rasa ci stupirà con la sua esplosività, con il suo messaggio, che è sempre tanto particolare quanto interessante. Il suo modo di lavorare è incredibile e lo testiamo non solo nei suoi lavori propri, ma anche nei lavori che compì, che realizzò a quattro mani con l'indimenticabile Altedo Guizzaro. Sto parlando di arte a tutto tondo, perché poi non solo la pittura, ma la letteratura e la poesia sono territori dove Nevia Rasa riscontra e ottiene dei successi talvolta addirittura insperati. Lei stessa non presta attenzione a quelle che sono le sue vittorie. È una persona modesta, evidentemente se lo può anche permettere, vuol dire che la levatura sua è notevolissima, e voglio sottolineare che una delle sue vittorie fa riferimento a un concorso sottolineato nello spessore del lavoro di Nevia Rasa anche dall'attore Brosio, dedicato alla Madonna, una lirica straordinaria che ha vinto questo importante concorso e che sarà uno dei tanti che Nevia Rasa potrà inserire, continua ad inserire nel suo curriculum. Nevia Rasa, ospite di questa collana di Usate Rarità, con i suoi lavori, le sue particolarità, le sue curiosità. Direi che possiamo iniziare, ma lo possiamo veramente? Ma dire la verità, è già un po' di anni che ho iniziato, guarda qua. Ti sembra che ho iniziato oggi? Questo è un inizio di almeno una trentina d'anni fa. Però possiamo proseguire, sì. Siamo arrivati ad oggi. Oggi mi verrebbe da sottolineare che non sempre ciò che sembra è ciò che è, ma mi viene da sottolineare che dobbiamo avere il coraggio di essere ed avere fiducia in ciò in cui noi crediamo. Questo è uno dei miei quadri. Qualcuno mi ha chiesto: ma perché dipingi e da quanto dipingi? Da quanto dipingo? Direi dal tempo del tempo. La mia famiglia è una famiglia di albergatori.
alberghi in montagna, varie attività commerciali, ma il mio cuore spaziava su altre vie, nel senso che io non cantavo quando nell'albergo della famiglia arrivavano vari artisti: Altedo Guizzaro, Tono Zancanaro, Augusto Murer, Gottuso, Carraro. Io ero una bambina di 15-16 anni e la cosa veramente mi incantava, il profumo dell'arte, il vedere le opere in circolo. Per cui da cosa derivano i miei quadri di oggi? Ma dalla mia vita di prima. A questo arrivo attraverso un percorso, un lavoro personale, un leggermi nel groppo della coscienza continuamente. Devo dire la verità, non l'ho data vinta a nessuno. Dovevo rimanere nel commercio? Negli alberghi? Non l'ho data vinta a nessuno. Il mio animo era questo. Amavo la pittura, amavo scrivere e a questo sono arrivata. Per cui mi viene da dirvi, e mi viene da dirti Roberto, quando si crede in qualcosa bisogna avere fiducia in sé che prima o poi ci si riesce. E non è vero che la colpa è della famiglia perché non mi hanno dato, non mi hanno permesso, non ho potuto. Prima o poi quello che si è diventa. Per quanto riguarda la pittura, decisi nel tempo di approfondire. Per cui partecipai ai vari atelier d'arte e nel tempo entrai e uscii dalla storia dell'arte. Un periodo ero cubista, un altro ero dadaista, diventavo impressionista. Sì, ti gira un po' la testa, ma a un certo momento decidi che, e qui devo dire la verità, è stato probabilmente fondamentale, è stata impregnante e fondamentale la perdita di mio figlio. Quando perdi un figlio, ti dirò Roberto, niente più vale di quello che si credeva valesse, per cui a quel punto fai quello che intendi, perché peggio di così non ti può andare. E decidi, ti dai il permesso di avere il coraggio di essere. Sembra una banalità, avere il coraggio di essere, mica tanto banalità. Far pittura funziona, tu fai i paesaggi, ti dicono che bello, quanto costa e via. Inizia a rappresentare qualcosa che neanche tu conosci e che tu neanche tu sai, qualcosa che sta nel profondo e la storia cambia. Non la conosci neanche tu, non ti conosce neanche chi ti visita, chi è di fronte. Per cui è una strada non molto sicura, non lo sai se mangerai alla fine del mese. Ma è quello che senti e capisci che è quello che devi fare. Dunque, sì, questo è il mio modo di esprimermi in questo momento e direi da una decina d'anni in pittura. Sono partita dalla fine invece che dall'inizio. Sono partita dal leggermi dentro, dal capire che parlavo, desideravo parlare di libertà. Anche la libertà di poter dire ho capito che non ho capito. Quando mai si capisce l'infinita esistenza, il perché, il percorso, cosa si stava a fare, siamo in più due, ci sono altri pianeti, ci sono altre forme di vita. Da qui nasce questa mia forma espressiva. Per cui decido che i miei quadri non devono avere cornici, non li posso chiudere, non devono avere vetri, non li posso chiudere, come posso parlare di libertà? Ma devono spaziare, si devono muovere, devono essere liberi, addirittura la parte esterna entra nella parte interna e la pittura esce, se ne esce nell'ambiente. Amo rappresentare dei voli, questi voli che rappresentano per me la libertà di essere ed esistere. Sì, in un certo senso mi viene da dire sono il gabbiano Jonathan, ma no, non sono il gabbiano, ma sì, ma lo sono anche. Per cui la libertà di essere e di esistere. In un mio quadro parlo appunto della libertà, ma parlo di un mondo, del mondo di ognuno. Per me un quadro è il mondo di qualcuno e nel mondo di questo qualcuno esiste la riflessione sulla terrenità. Nella parte centrale di ognuno dei miei quadri ci metto un affresco. Questo è un affresco fatto con la tecnica appunto antica dell'affresco. Perché l'affresco in un universo di qualcuno? Perché laddove c'è l'affresco ti fa pensare che lì
c'è stato e lì è passato l'uomo. Ma se l'affresco è solido, è su una struttura solida, ci inserisco e incido in ogni mio quadro, nell'affresco, anche un fiore. Il fiore per rappresentare la vita. Ultimamente ho deciso di inserire anche le costellazioni nei quadri, questo filino dorato. In questo caso abbiamo davanti la costellazione dell'orologio. Direi che mi posso anche fermare per oggi. Cosa dici, Roberto? Lasciamola lì, alla prossima puntata. Nevia Rasa stupisce con il suo entusiasmo, con la sua profondità, ma sottolineo, stupisce per la benevolenza che ha nei confronti delle altre persone. Sta lavorando alacremente e unitamente a me per una persona che è scomparsa e che si desidera non dimenticare attraverso l'arte, attraverso la sua arte poetica, attraverso l'arte musicale, soprattutto quella prodotta da autori che rischierebbero, se non ci fossero associazioni come quella che ho l'onore di presiedere, l'Artificio per l'appunto, che si occupano della riscoperta degli autori minori, ripeto, arte che sarebbe probabilmente destinata ad essere dimenticata. Nevia Rasa stupisce anche per la sensibilità e per la religiosità, religiosità che traspare unitamente a quella di Altedo nei loro lavori, ma che este, ed è per questo che abbiamo avuto l'onore di ospitare e di onorare Nevia Rasa in questa collana dedicata ai grandi personaggi della cultura in este e di este, dicevo, abbiamo avuto l'onore di avere un lavoro su Beata Beatrice II d'Este, un po' ai margini di quello che era il lavoro fatto su Beata Beatrice prima d'Este, ma che non era certamente ai margini per essere sminuito, anzi, ha dato là a quello che sarà il lavoro che verrà compiuto il prossimo anno dall'artificio, sempre per rendere onore a queste grandi figure, Beata Beatrice II d'Este, della quale ci godiamo questa interpretazione di Roberto Bevilacqua e di Alberto Grandi all'organetto sul testo straordinario di Nevia Rasa che abbiamo avuto il grande piacere e l'onore di avere accolto qui ad Usate Rarità. Beata Beatrice II d'Este, di Nevia Rasa. Un destino sofferto per lei, un stupore nel dono inatteso per noi, per lei e per noi. Accettare la morte dell'amato per fede diede il là alla sua grandezza. La sua vita a Dio Padre, senza riserve, ella volle lasciare. E fu un dono. Parte di cielo nel suo cuore, l'Iddio delle vite in lei, per noi, volle depositare. A lei lo straordinario compito di custodire per noi il sublime significato del puro amore, di dar testimonianza della presenza costante e vibrante del Dio nella vita di ognuno. La fin della vita, una nuova vita in Cristo è, disse egli al suo sentire. E Beata Beatrice II d'Este, figlia del mondo, dalla casa del Padre, a vegliar su di noi per amor dell'amor nostro, il Dio la legittimò.